Napolitano. Keep calm. Qualcun altro? Pertini. E per noi l'unico nostro candidato è Stefano Rodotà. E vediamo. La presenza grande. Guarda, grande prestazione ieri. Io poi grande prestazione ieri. Comunque grande prestazione. Se giovani, non vi potete lamentare, eh. Se stiamo a comportar bene, giusto? Bravo, bravo. Bravi voi. Dov'è il merito espresso dal Parlamento? Ma io. Azione di responsabilità e di merito. Questo è uno che c'ha un sacco di cause in corso con il Berlusconi. Articolo 3, sono costretto a querelare anche voi, mi dispiace. Pure a me. Tutto il Parlamento, io ho chiesto il riesame del sistema, il rimedio interno dello Stato e sono stati violati. Se ho sbagliato qualcosa, devo merito la galera. Però c'ho l'immunità. Il Parlamento doveva esprimersi sul rimedio interno dei 5 saggi. Io avevo avvisato tutto il Parlamento, quindi mi chiamano. Ciao. Pietro, c'è una gara d'Orzola. Stiamo andando bene. Però occhio a sta roba bravo bravo, perché non abbiamo fatto niente. Nel senso, lo sappiamo che niente. Ieri ho parlato con qualcuno e diceva proprio: abbiamo fatto bene a dare la fiducia ai cittadini. Cioè, alla fine non pensiate che non stiamo a fare queste strategie. Sì, ma il candidato è eccellente. Ringraziare perché la rete. La rete. No, ma veramente sta facendo qualche cosa di incredibile. Non si è tirato indietro come gli altri. Grande, grande. Non ha ceduto a nulla. E è commovente. Che faccia c'hanno i tuoi colleghi del PD stamattina? Questa è sempre facendo. Poi qualcuno, quelli che sono 30 anni in Parlamento hanno, secondo me, maturato un pelo sullo stomaco e proprio non gliene può fregare di meno. E quelli che hanno 30 anni stanno in Parlamento? No, quelli che hanno 30 anni stanno in Parlamento, loro invece non ce l'hanno questo pelo sullo stomaco e a me umanamente mi hanno anche toccato le loro lacrime. Io ieri sono sceso da mezzanotte, stavo studiando il documento del DEF, dai gruppi, e ho incontrato 3 deputati del PD per terra, in lacrime, per terra. Sì, proprio per terra così, e che ci dicevano: diteci che dobbiamo fare, così, che abbiamo fatto per meritare questo. Pierluigi non se lo meritava, secondo me Pierluigi se lo meritava. Gli ho dato una pacca sulle spalle e ho detto: coraggio, che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire in quelle situazioni? Certo, non puoi infierire. Il CE diceva: bisogna essere duri senza perdere la tenerezza. No, io l'ho detto, non l'ho pensato. No, purtroppo parlare di CE con il Partito Democratico è scandaloso. Io sono un leader dell'antirassismo, un emigrato, anche a noi emigrati rumeno, è da 20 anni in Italia, anche noi emigrati sosteniamo il Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. È osperso Terevat. È osperso Terevat. Vorrei fare un po' di domande dell'immigrazione. No, un po' no, un po' no. No, è veloce. 30 secondi. Dai. Allora, da mattina, dalle 6 di mattina, sappiamo che fino alle 23 di notte il tram, autobus, pullman, treno sono pieni dei rumeni. Le chiese, il carità sono pieni dei rumeni. Questa è un favore per l'Italia o per la Romania? E una seconda domanda è: la magistratura italiana hanno denunciato la DICOT, la polizia, l'ambasciata e i consolati rumeni che hanno legame con la Camorra e Cosa Nostra, con la mafia italiana. E una terza domanda, un percentuale, come io, come rivoluzionario, che chance ha Berlusconi? Un percentuale nel senso che per fare una fine da Mussolini, da Gaddafi o da Ceausescu? Mazza, le hai prese tutte e tre. Perché io volevo mettermi volontario. Allora, no, vorresti tu essere volontario per fargli fare questa fine? Portarci di questo figlio della mia. Allora, io la prima domanda è chiaramente è l'emblema del fallimento di questo sistema europeo legato solamente alla spending review e al rigore. Cioè, la povertà è proprio trasversale, per cui dei rumeni che sono venuti qui in Italia pensando di trovare lavoro, opportunità, hanno trattato un paese più distrutto del loro, quindi chiaramente non ci guadagna né l'Italia né la Romania. Sarebbe bello
frontiere aperte, viaggi per tutti, ma ognuno comunque sia nel proprio paese e a lavorare per il proprio paese, perché immagino che chiunque stia meglio nel proprio paese, nella propria città. O magari qualcuno invece vuole chiaramente viaggiare e lavorare all'estero, però è triste. La seconda domanda, non conosco la questione, non mi posso esprimere. La mafia, delle gambe, non ho letto adeguatamente. Mai sentito. No. I giornali parlano della magistratura italiana che stanno denunciando. Mi informerò meglio sulla questione. E la terza, difficilmente Berlusconi, sinceramente sono contento, io non gli auguro di fare la fine né di Ceausescu, né di Mussolini, né di Gheddafi, perché sono scandalose queste. Noi sono lì, siamo più coglioni. No, nel senso, vabbè, voi Ceausescu l'avete processato con quel processo, Ceausescu è un dittatore, l'avete processato in quel processo anche, vi ricordate, lui non accettava e poi l'avete fucilato con la moglie, Mussolini è stato ammazzato e poi appeso a Piazzale Roreto, Gheddafi è ammazzato e trascinato il cadavere, insomma non sono cose che gli auguro a nessuno. E a Berlusconi auguro che paghi, per quel che ha fatto e che vada in galera. Sì, il 14 novembre, ottobre dell'anno scorso è stata una manifestazione tra studenti e lavoratori italiani che sono usciti in piazza. I giornali, la mass media italiana hanno fatto vedere sui giornali, sulla TV, come questi terroristi che hanno girato i carri armati della polizia e dei carabinieri e hanno fatto vedere le foto, erano dei bambini dei 14-16 anni che sono stati picchiati. Io personalmente, come rivoluzionario, pensavo che il secondo giorno gli italiani usciranno in piazza, sarà una rivoluzione. Loro, chi pensa all'Italia, pensa a una rivoluzione in futuro? Allora, secondo me la rivoluzione la stiamo già facendo, solo che la stiamo facendo da 2013, con la rete, con l'organizzazione, con i meetup e grazie a Dio non con, con i Kalashnikov. Grazie mille. Grazie a te. Lei è? Muzumesca, l'arrivederi. No, è grandissimo, sa parlare anche Romero. Lei è? Alessandro Di Battista. Ok, grazie. Prego. Una domanda. Prego, si dice Terog. Sì, prego, Terog. Okay. Grazie mille. Rispetto che non è chiaro, rispetto agli esodati, qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Vuole ripristinare l'articolo 18? Vuole dare il reddito di cittadinanza agli esodati? Assolutamente, assolutamente reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza. E l'articolo 18 vuole ripristinarlo come era? Sì, bisogna valutare bene tutto, cioè su alcune questioni ancora l'assemblea, ma più che altro la rete, perché poi noi siamo, come dire, portavoce e non ci siamo ancora del tutto espressi. Tra un mese e mezzo sarà pronta l'applicazione per far confluire le idee dalla rete e anche noi mettere le nostre proposte di legge sempre online e farvele valutare a voi che state fuori dal palazzo. Poi tanto sarà il contrario, tra un po' ci starete voi e io starò fuori, speriamo presto. Per cui fino a che non parte questa applicazione è un po' complesso. Però non vi esprimete ancora? No, ci stiamo. Io sto in commissione esteri, però c'è commissione lavoro che sta lavorando anche su questo. Per esempio la commissione speciale si sta occupando teoricamente anche di esodati, però ci stiamo occupando anche di queste questioni. Io sto in esteri e secondo me è bene che ognuno parli un po' di questione. Zac si occupa di agricoltura, io mi occupo di esteri. Sono un po' così. Grazie a voi. Scusa, senti il vento. Come ti ha colto la notizia delle dimissioni di Bersani? Beh, non avevo il prosecco, purtroppo. Parlo di Bersani, che Bersani è responsabile del fallimento italiano, lo so, diciamo da tempo, deve andare a casa. E è andato a casa, fuori un altro. Ieri siamo riusciti a mandare a casa in un solo colpo praticamente prova di Bindi e Bersani, cioè tipo Filotto. E c'è il pericolo che adesso con Renzi il PD riacquisti i punti, magari, cioè il forse... PD o il PDL con Renzi? Si riesce a capire come sta. Beh, molti del PD erano renziani. Non lo so, per me Renzi è un giovane nato vecchio. Cioè uno che deve fare il sindaco di Firenze e zitto. Se è stato eletto per fare il sindaco di Firenze, fai il sindaco di Firenze e zitto. E sì, perché tu sei pagato dai cittadini fiorentini, anzi da tutti i contribuenti, per fare il sindaco di Firenze. E non è che siccome ti si apre una possibilità, una poltrona lì, dici ma sì, buttiamoci la giacchetta tipo Fonsi, la De Filippi. Ma di che stiamo parlando? Hai visto? Il cocktail di banalità, tutte frasi fatte. Cioè Renzi per me è proprio, come dire, il figlio di Berlusconi. Sì, ecco, esatto. Mamma e papà, la coppia di fatto. Che dire, a me non mi preoccupa quello, a me preoccupa come sta il paese adesso. Io non faccio strategie politiche perché non sono in grado di fare
cosa. Però un po' di strategie secondo me dovreste fare, perché... Ma ci pensano i cittadini a farcele, ci danno sul piatto d'argento noi... Rodotà a posto, noi semplicemente. Ma già il fatto che noi... L'apparato non vuole Rodotà perché Rodotà, ragazzi, è sinonimo di legalità e tra un po' scoppia lo scandalo MTS. Proviamo a collegarle le cose. Un presidente come Rodotà è un presidente che non guarda in faccia a nessuno, è quello che fa paura alla casta. Il Partito Democratico non è solo casta, ci stanno tanti giovani che non sono casta, sono loro che devono tirare fuori il coraggio. Non lo so. No, però magari questo non lo so, perché se è così c'è possibilità, speriamo, che ripartano un po'. Ma come noi parliamo con tutti, spieghiamo, facciamo, diciamo perché non Rodotà, più di fare questo non funziona, che possiamo votare al posto loro. Lo potremmo fare, io non voglio andare alle elezioni, questo paese non si potrebbe permettere. Però qualora si dovesse andare alle elezioni, mi auguro che tanti del Partito Democratico si rendano conto che votare Movimento 5 Stelle significa votare gente come loro. Cittadini. In parole povere, cittadini. A domanda non rispondono quando gli si dice perché non. No, no, la domanda che a me ha... La domanda... A questa domanda a me hanno risposto, ho uscito pure ieri su Facebook, è un candidato perfetto, lo vorremmo votare, ma non lo possiamo votare perché l'avete proposto voi. Questa è stata la risposta. Ed è proprio un atteggiamento irresponsabile. Ma perché questo cambiamento? Cioè, voglio dire, Bersani, perché dall'oggi al domani? Perché io l'ho stimato Bersani, che è venuto da voi in ginocchio a chiedervi e farsi insultare. In ginocchio, ragazzi, ci ha presentato 8 punti di aria fritta. Ci avrebbe potuto veramente mettere in difficoltà. Pensa se avesse detto, porco boia, subito abolizione. Ma ti finisci dall'aula. Una figura, mi sono d'accordo con te. Oppure si fosse dimesso e ci avesse presentato un candidato eccellente di governo, ci avrebbe messo in difficoltà. Sicuramente. Noi in difficoltà non ci ha mai messo. Ma ugualmente lui, secondo me, nonostante non ha fatto determinate cose, eccetera, eccetera, si è quasi fatto vedere e secondo me l'ha pure subito psicologicamente una specie quasi di prostituzione. Ma giorno delle consultazioni avere un rapporto con, no, dicendo ma io non posso avere rapporti con quell'altri. Non, e poi non puoi avere rapporti con quell'altro, però quando noi ti presentiamo Rodotà, tu vai con Berlusconi. Ma mai è successo questa per noi improvviso. La mia idea però è come di oste se è buono, quanto è buono il vino. La mia idea è che una parte del Partito Democratico, la parte che rappresenta oltretutto voi elettori, è una parte ottima e sana del paese, la parte che comanda è collusa con Berlusconi. Non sono polli, non credete più che sono cretini, sono collusi. Io penso proprio che c'è una parte del PD che a Bersani gli è proprio... Ci stanno uomini di Berlusconi nel PD. Secondo me c'è la possibilità che Bersani si sia dimesso perché non ha voluto aderire più a questo sistema. Penso che si sia dimesso perché cioè, un segretario deve mantenere una compattezza. Il Partito Democratico è diviso in 180 correnti e secondo me si doveva dimettere il giorno dopo le elezioni. E invece ha voluto insistere. Sembra un treno che sta andando addosso a un muro, ora ormai c'è andato, e anziché decelerare accelera. Sì, ma ripeto, quello è incredibile. Penso che pure voi non me ne siete parlati. Ma siamo noi contro tutto il partito. Hai ragione, però, io, la guerra a Berlusconi, quando inizieremo a fare? Dopo aver distrutto il Partito Democratico. Noi appena entrati comunque abbiamo chiesto l'ineleggibilità, infatti. Ricordiamoci. La guerra a Berlusconi non si fa a colpi di slogan, dobbiamo distruggere il berlusconismo. No, si fa che entri dentro e chiedi l'ineleggibilità. Ma chiedi l'ineleggibilità. Non deve essere segreto, li vogliamo vedere. D'accordo. Chi vota per la sacrosanta, brava. Esatto. Voto palese. Oh, voto palese, lo dobbiamo vedere ancora in diretta. Verissimo. Chi è che vota? Bravi. Sì. E un altro modo per sconfiggere Berlusconi è eleggendo un presidente con Rodotà, evidente. Certo, Berlusconi lo sconfiggi mettendoti d'accordo su Marini. Penso che questo sia evidente. Non ci siamo, ma sarà difficile. No, no. Ragazzi, una deputata del PDL mi prende da parte e mi dice: ho capito come uscire dall'impasse. Sì, però mi dice, sai che c'è. Vi propongo questo nome, fatelo voi al Movimento 5 Stelle, è un grande nome, eccellente, parla tre lingue, è anti-berlusconiano, una del PDL. È apprezzato in giro per il mondo, anche alla vostra base piacerà a me. Fa. Io chi è? Franco Frattini mi fa.
Io così. Franco Frattini. Ho detto, guardi, ci rifletterò, perché che gli vuoi dire? E poi mi dice questa frase, mi ha detto, il giorno prima, il giorno della prima elezione. Certo, noi e Silvio avremmo preferito D'Alema, però ci accontentiamo anche di Marini. Questa è stata la frase che mi ha detto una deputata del PDL. Questo vi fa capire che quando noi non parliamo dell'elettorato del PD, che è un ottimo elettorato, io non vi nego che qualche anno fa votavo DS. Ma quando noi parliamo che l'apparato del PDL è identico all'apparato del PD, quindi PDL e PD-L, francamente abbiamo ragione. Purtroppo ieri sera in televisione è stato evidente. La legge elettorale. Da là non si ha scampo, perché ci sono due, c'è un metodo di elezione del Senato. Un attimo. Grande! Giralo, l'ho visto. Scusa, girita. Vai, ormai sei smanettato col computer. Che ci vuole? Il problema è il sistema elettorale del Senato. Come volete tentare di risolvere questo problema? Allora, perché purtroppo per quel lavoro si deve partire purtroppo dalla legge elettorale, perché se no non si può fare governo, niente, eccetera. Tu che idea hai di legge? Abolire il Senato. Tu proprio drastico. Sì, perché se c'è l'articolo 57 che dice abolire il Senato deve fare un cambio costituzionale. Questo è il problema. I senatori in tappoggia, sono pieni quattrini. Questo ti dico come lo risolvete voi del Movimento 5 Stelle. Mo abolire il Senato non si può. Ma io l'ho visto, però. Forse se ci metti Bersani riesce pure a abolire il Senato. Per questo ti dico, avete un'idea di come tentare di superare questo articolo 57, il Senato si regge su base regionale, cioè metodo diverso da quello della Camera? Ci stiamo ragionando e aspettiamo che partano le applicazioni online per prendere le proposte alla rete e votarle. Un punto di partenza per me buono è la legge Parlamento Pulito, perché è vero che non cambia premo maggioranza, non cambia proporzionale, doppio turno francese, però tornare al voto delle preferenze permette sicuramente di aumentare la qualità dei parlamentari all'interno del Parlamento. Ma quello è un problema, come fai a fare una legge elettorale? Una legge elettorale? Pure mo questo è un problema. Certo, però comunque basta la volontà del Parlamento che tu voti, viene abolito il porcellum in un giorno e ritorna quella che c'era in precedenza. Cioè, in assurdo, l'unica secondo me soluzione sarebbe Rodotà diventa presidente, elegge Napolitano presidente del consiglio, Napolitano presidente del consiglio o un'altra persona di fiducia fa un decreto legge, chiunque, un presidente, no dico, aspetta, chiunque che sceglie Rodotà fa un decreto legge e modifica unilateralmente e scioglie le camere subito. È l'unico ci si può riflettere, tranne su Napolitano a sto punto, Andreotti, qualsiasi cosa. La novità. Andreotti è il nuovo Andreotti che twitta. Nel senso, un decreto legge unilaterale di un governo che non ha ancora avuto la fiducia, che sicuramente le camere non ce lo fanno a fondo. Credo che stamattina voteranno scheda bianca. Ci sta uno su tre cose che nessun minuto ce l'ha, ma non si può fare, nessuna legge. Sto Napolitano qui. No, domani io spero che la Boldrini, qualora si dovesse leggere oggi, si lavori domani. Oh, presidente, prima. Così come ci sono le iniziative di legge popolare. Io ci parlo con quelli del PD. Non fa niente questo Parlamento. Beh, certo, non vado a parlare con Fioroni, anzi ci andresti a parlare a Macron. Solo sei autoeliminato. Sì, però 100-200 parlamentari PD sono comunque bersaniani. Stanno in difficoltà psicologica, alcuni ti dicono Rodotà sarebbe ottimo, ma ho paura a votarlo, perché ho paura di dare a voi una vittoria. Noi a dire non è una vittoria nostra. Pensi sia vero questo? Che l'hanno detto a me. Non lo è, ma penso sia vero. I giovani così i collusi non lo votano perché un presidente come Rodotà non guarda in faccia a nessuno, sicuro. Però alcuni giovani appena entrati, mica sono tutti ladri. Per cui hanno paura che se votano Rodotà legittimano una vittoria 5 Stelle che non è nostra. Qua c'è tanta gente che ha votato 5 Stelle. A quanto dice Vendola, quale tra l'altro si è dimesso da deputato, però sta sempre qua. Sì, no, perché da quanto dice Vendola, loro votano con patti Rodotà. Speriamo. Noi votiamo compatti Rodotà. Ma anche perché si dice che se pure il PD votasse Rodotà non sarebbe compatto nel farlo, quindi magari non basterebbero i voti. Però se alla prima votazione adesso superiamo la quota 300, diventa già un po' più interessante. Ci sono i 45 vendoliani, no? 163 voti.
ci vogliono i tre quarti. Servono un centinaio di giovani che votano Rodotà in maniera compatta. E allora si riragiona come dire, ok, continuiamo a giocare sta partita. Vendola ha fatto schiena bianca. Oltre no, Vendola no, Vendola ha fatto una roba pazzesca se ci pensate. Per dimostrare che avevano dato problemi hanno scritto R. Prova. Secondo me è stato giusto. Sì, sì. No, lo capisco. Così hanno fatto fare una figura di quella. Eh sì, è vero. Sì, io spero però, io dico pure che pure Vendola. La base di... c'è qualcuno di Sel qui? Capotato Sel, no? Io. Tu vuoi Rodotà? Ma io vorrei Rodotà, ma pure la cancelliera, non mi dispiace. Veramente pure la cancelliera? Perché? Mica... Ma tu sei un giornalista di che? Sì, è vero, quello che passa è la cosa. Ah, vabbè. La cancelliera... Non lo so, devi dire... Raga, io non ci capisco niente. Stai dicendo una cosa necessaria per capire se è un buon presidente. Il prossimo, secondo me... Sulla cancelliera stavo dicendo che... Ha visto i Goonies, i primi Goonies? Assomiglia al capo della banda. No, lo so, però che cosa eccepisce alla cancelliera come figura? Come figura, dico, è stata ministro di un governo fallimentare. Vabbè, ma lei viene portata da Berlusconi e già se Berlusconi porta una persona è già, io già non voto Berlusconi, non li posso vedere. Però lei no, però nel momento in cui Monti e Berlusconi insieme si accordano sul nome, io già per quello. Io voglio un gran partito sbagliato. Io voglio c'è qualcosa che non sappiamo. Sono d'accordo con quella è la condizione. Se il presidente deve stare bene con Berlusconi, io voglio un presidente che divide. Non l'ho mai detto questa cosa. Una vergogna. Questo dico, cioè se il Berlusca tira fuori un nome qualcosa sotto c'è sta. Non mi sa. Quantomeno la disponibilità a fare accordi a Ciucci. Scusate, io avevo chiesto un cornetto alla crema, nessuno. Volevo portare. Ale. Ce l'hai portato? No, ma vado a prendere io. Se la vate portata in conto, come compri no. Questa è corruzione. No, guarda, non voglio niente qua. Vabbè, dai, lascia il curriculum, vediamo che si può fare. Non ci hai provato. Senti, una cosa solo, ma... No, vabbè, solo questo. Date corti grandi. Chi è che si occupa della commissione degli esodati? Chi è la persona? O la commissione lavoro. E chi è la persona? Adesso, nei prossimi giorni... Allora, innanzitutto le commissioni sono provvisorie, perché sì, non l'hanno aperta. Cioè, chi se ne occuperà, diciamo. Poi dicono, siamo responsabili. E in lavoro ci sta, la Castelli sta in lavoro. Guarda, nei prossimi giorni pubblicheremo i nomi. Sì, sperando che possano partire, oppure si arriva a votare tra due mesi, che ne so. Che succederà? Voi lo sapete. Senti, per quanto riguarda l'interrogazione parlamentare che è stata fatta sui 98 miliardi sommersi delle slot machine, non sono arrivate risposte. Ma il governo adesso, con la scusa che è il governo di Messina, poi gli abbiamo inondato interrogazioni sui Marò, sui 98 miliardi di euro. Mozioni. Noi gliene frega. Ieri Monti stava in Parlamento tranquillo. Tutto alto. Questo capello. Non è stato mio. Vabbè. Come l'hai esposto al d'accordo, tempo, però è opportuno pensare che è stato un lavoro di gruppo. Certo, questo certo, è importante. Vabbè, chiaro, insomma, cioè, non è portavoce, è proprio quello. Portavoce è quello. Cioè, guardate, la vittoria più grande del 5 Stelle, e ve lo dico, io sto qua dall'altro ieri, mica sono appena entrato, è che nel giro di un mese e mezzo abbiamo già colmato, non tutto, ma gran parte di quel gap di inesperienza che c'era con i politicanti di professione. Grazie, ma lei, grazie. Bello. C'è pure la colomba della pace, grazie. Grazie. Anche a lei. Grande, grande. Ma avete colmato niente che c'era con gli altri? Non tutto, però parte sì, siamo entrati che non sapevamo neanche dove stava il bagno. Camminavamo così. Poi abbiamo imparato poco a poco. Avete lasciato i telefoni al centralino perché i vostri legami se potevano trovarlo? Beh, no, c'è l'email, comunque noi ai telefoni non lasciarli. Di lasciarli? Sì, però ragazzi, io rispondo più su Facebook che al cellulare. No, vabbè, le altre istituzioni quando vi chiamano devono avere i vostri legami. Vabbè, no, vabbè, il mio a parte è pubblicato su Inter, però sì, in qualche modo li rimedio. L'altro giorno mi ha chiamato la russa, pensavo che era uno scherzo, e 10:30 fa pronto. E io ho detto, Cruciani, dalla pazzanzara. No, sono la russa. Era lui. E che voleva? L'imitazione di se stesso.
voleva parlarmi di una roba, perché noi forse volevamo cambiare il nome di una sala che sta nel Palazzo dei Gruppi. Ma questi che loro non volevano, mi sono fregati. Devi chiedere a tutti quelli che hanno votato a favore. Tutti quanti. Tranne uno. Movimento 5 Stelle. Guarda caso, strano. No, c'è una vergogna. C'è anche mio papà lì. Morro. Tuo papà è Nicola? Sì. Grande! Ma quindi sei tu che ieri hai pubblicato la foto di Brunetta con la scritta. Sì. Io e Nicola siamo amicissimi. Tuo papà è un grande. Veramente mi parla meglio di te, voglio dire. No, tuo papà è un grande. Nicola Morra è senatore della Calabria, bravissimo, è filosofo tra l'altro, cioè insegnante di filosofia, pure filosofo. Sì. Grande. E quindi di che stiamo parlando? Ah sì, abbiamo colmato un gap, cioè quello che dovete pensare, che mo oggi se sto io mi vedete in giacca e cravatta, ma io sono schermo. E la prossima volta ci state voi. Cioè ci hanno fatto credere per 50 anni che i deputati devono essere, non so, delle persone. Poi entrate dentro, rivedete, alcuni manco sanno un concettino. A parte noi abbiamo sentite, no? Ecco, vi posso assicurare che se hanno fatto questo lavoro, infatti come sempre. Per cui ragazzi, pensate, occupiamoci di politica, abbiamo dimostrato questo di importante. Oggi ci stiamo noi, domani ci starete voi. La vera rivoluzione è la partecipazione popolare che si è scatenata e non si è mai vista così. Questo, sì. Questa è la cosa più bella. Tutti i cittadini avranno finalmente ristabilito, anche con, appunto, con il Movimento 5 Stelle, la sovranità popolare, allora il Movimento non servirà più. Ormai a te ti vedo più che a mia madre. Si parla di napoletano. C'è ragione. Pure lei spesso si gioca. Si parla di napoletano. Ne parlano forse. Noi evitiamo di parlare di napoletano. Speriamo di no, di nuovo. Basta. C'è Rodotà, tiriamo fuori napoletano, cioè. Cioè se tirano fuori certi nomi. Ma poi mi fa dire che cioè, non hanno capito, non si rendono conto che spariscono. Hanno detto. Secondo me, poi è la mia ipotesi. Mi piacerebbe napoletano presidente ancora? No, grattiamoci. Ha distrutto la Costituzione, ma stiamo scherzando. Lunedì, no aspetta, lunedì distruggono le intercettazioni Nicola Mancino Giorgio Napolitano, nessuno ne parla. È una cosa scandalosa. Quindi nessuno rivorrebbe Napolitano. Per gli imprenditori suicidi, mai. Rodota! 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 Strategie forse non le fate, ma attenzione che gli altri le possono fare tranquillamente. Sì, attenzione ai prossimi nomi. Ne fanno pure del merda. Poi guarda che è così che cade. Che fanno? È così che si autoesplodono e si suicidano, perché fanno delle strategie. Nel senso, non è che noi non facciamo strategie che stiamo dentro così. È che abbiamo un pensiero chiaro, lineare, dall'inizio che per noi è vincente. Io temo eventuali prossimi nomi che possono saltare fuori. E magari succederà se li voteranno. E che dobbiamo dire? Ci avremo un D'Alema presidente della Repubblica nei prossimi 7 anni. Che dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare paese. Al Parlamento, andate a convincere uno per uno. L'ho fatto. Uno per uno. O mandateci a noi a convincerli. E ne fanno un tram. No, lì quando escono. Adesso qui ne vanno a me. Non escono. Io gli ho detto a quelli del PD: uscite e andate a parlare con la gente. Non ve l'ho detto. Non ce l'ho detto. Io l'ho detto, non ci vogliono venire. Sono gli unici che vengono così senza scorta a parlare con le persone. Ma se noi dicessimo siamo del PD e vogliamo andare a dire ai nostri elettori, scavalchiamo qui le decisioni e chiediamo ai poliziotti di farci passare, e facciamo una forzatura perché sia evidente. Ragazzi, queste sono cose vostre. Io consiglio di non fare forzature in questa fase perché i poliziotti non mi fanno entrare e c'è il rischio pure che qualcuno di voi si faccia male. E oggi provate a scrivere, a chiamare, fate qualcosa. Io che vi devo dire? Ragazzi, io ci provo, però a me non mi dovete convincere. Ma persiste sta cosa da parte loro che neanche oggi si sono accordati? No. Beh, allora vai a dire che non uscissero fuori. Bravo. Come conclave. Il problema è l'informazione, perché l'informazione continua a dire che loro al PD sono bravi, sono buoni, sono belli. L'informazione non dice bravissima, è quello. Quando Beppe dice, magari Beppe io non vi piace, non ne parliamo, non voglio che, però quando Beppe dice che alcune persone
senza televisione che stanno qua dentro sarebbero morte, ha totalmente ragione. Però bisogna riuscire a cambiare l'informazione. Ecco, la stiamo cambiando così. La stiamo cambiando così. Passiamo parola poi dopo. È la nostra battaglia. Sì, anche andando per strada. Bisogna spegnere, spegnere la TV e accendere la cosa. Noi abbiamo fatto questo durante la campagna elettorale. Abbiamo fatto, ma mica solo internet, il mercato dei. Io stavo più giorni a Colle Albani che a casa mia, al mercato a parlare con i pizzicaroli. Infatti abbiamo preso il 29%. Invece di stare solo davanti qui, andiamo davanti alla sede di Repubblica. Però ragazzi, andate, bravi, però organizziamola. Io vi do questa idea, organizziamola. Lo so, però il movimento non funziona più che c'è il leader davanti che organizza. È impossibile. Dovete far partire una cosa. È impossibile. Organizzatevi con i meetup. Sono sovvenzionati dalle stesse persone che sono qui dentro. Divulgatelo voi sulla cosa. Il 30% ci abbiamo. Divulgatelo voi sulla cosa di Grillo. Che domani si vada davanti. Io ho 10 amici su, perché non so giocare tutti i giorni su internet, faccio altre cose. Ma non è giocare, quindi, non è giocare. Beh, giocare nel senso smanettare, non sono uno smanettatore su internet. Però ti dico noi oggi, andiamo tutti anche sotto la sede di Repubblica e della RAI e chiediamo che vogliamo che si sappia quello che vuole l'Italia. Devono togliergli i soldi, non devi andare a protestare, devono togliergli. Dopo gli si toglierà pure i soldi. Comunque ragazzi, facciamo, questi incontri così, quest'unione tra cittadini per bene, perché siamo cittadini per bene, comunque servono. Dai e dai, si pega pure un metallo, dicono su. Insistiamo. Certo. Ma che dico? Non lo so. Quando succede una cosa, non si capiscono tra di loro, figurate con me. No, quando succede una cosa così, scusa, perché ognuno di quei gruppi, ognuno per loro, sanno quello che vuoi, apposta se è spaccato. Ecco, esatto. Capito? Lo sanno, volevano spaccarlo e ci sono riusciti. Allora, se sono spaccati due gruppi, tra di loro, sanno come funziona. Un mio amico mi ha mandato la soluzione per uscire dal tunnel. Organizzare quadrangolare a calcetto stasera per la gira di tensione. Renziani, giovani vecchi turchi, giovani del PD e Grillini. Che dire? Grazie, curiati. Ragazzi, io non so che dirvi. Ora ritorno dentro, mi mangio una cosa, torno dentro, parlo. Io stavo dicendo. Ciao. Glielo vado a dire. Tento che domani ti danno tentativo di corruzione. Bravo, questo. Sta attento. Lo conosci bene. Attento che la Rai. Arrivo, fatemi mangiare. La cosa è questa. Lo conosci bene quello che ti ha comprato. Che qua l'omertà non funziona. Se funziona là dentro. No, avvelenato. Anche il più. Vedi, pure lui si va a pagare. Pulito è omertoso. Anche il più pulito è omertoso. Nel senso che no, io sto parlando dei quelli del PD. Anche il più pulito che dice io non c'entro niente, sono entrato ieri. No, tu ce devi dire come stanno le cose. Quando hai capito? Posso dirvi che alcuni dei PD non sono omertosi, ci hanno paura. Se non parli, ci hanno paura. Non sono omertosi. No, non sono omertosi. Allora siete consapevoli.